Le 6 del mattino siamo già in pesca sottomarina provando a insediare orate, oratine in realtà perché i locali qua del posto dicono che ormai con sto caldo qua si stanno prendendo solo pescetti, ma sempre divertenti. Abbiamo calato già due canne, una col muriddu, il verme duro veneziano, tipico del posto, e una con il coreano. È molto difficile pescare qua perché c'è una corrente che tira molto forte, dovuto alle maree appunto. O tira da una parte o tira dall'altra, c'è moltissima alga, quindi bisogna pescare con piombature estremamente pesanti e malgrado questo ci porta via un po' tutto. Non è una pesca facile, anche la mangiata del pesce è difficile vederla, però ho sempre fatto delle gran pescate in questo posto, speriamo, malgrado il tempo troppo caldo, di riuscire a divertirci. È una delle oratelle che finalmente siamo riusciti a prendere dopo aver spaccato già 5 o 6 terminali, perché come potete vedere questo è quello che si attacca ad ogni lancio. La corrente è calata, infatti ne abbiamo già presa una. È il momento buono per aspettare la morta, cioè il momento di stasi in cui non è né crescente né calante, quindi non c'è corrente, per vedere di riuscire a prenderne qualcun altro. L'avevo vista mangiare sempre col verme duro, seconda nel giro di 10 minuti. Stare sempre attenti. Vieni, vieni. Guardate cosa abbiamo preso adesso. Una bella mormora di quelle mormorone in pieno giorno. Eccola qua. Una bella mormora. Allora, stiamo usando una canna da surf casting che lancia fino a 150 grammi, una tre pezzi, che è un po' più performante della telescopica, anche se più scomoda da trasportare, soprattutto in bicicletta, come oggi. La montatura è estremamente semplice, lenza madre, un moschettone scorrevole, eccolo qua, a cui leghiamo un piombo da 125 fino ad arrivare a 150 grammi, una perlina e un salvanodo, girellina e un bracciolo di 1,5 m, 1,70 m, su cui abbiamo montato un amino del 6 a gambo lungo per innescare o coreano o verme duro. Un'attrezzatura molto molto semplice, qua è una pesca violenta, abbiamo visto tante alghe, quindi in bobina abbiamo montato uno 0,35, un nylon 0,35 senza shock leader, perché nodo di congiunzione shock leader lenza madre è ovviamente un punto di presa sicuro per tutte le alghe che troviamo, quindi anche perché non serve comunque far grossi lanci a distanza. Tutto qui, molto semplice. Ecco qua, un'altra oratella con la morta della sera.
Questa la lasciamo subito che si è slamata. Gia, no. Quando sono piccole si allamano appena appena, rilasciarle è anche, mi sembra, doveroso per un pescatore che rispetta il mare. C'è un momento in cui un pescatore deve capire quando è ora di smettere, quando praticamente è ustionato sulle spalle. Bene, la giornata è finita, ci siamo divertiti, oratelle, una bella mormora, è ora di andare a casa. Per fortuna ho un carrellino su cui ho caricato tutto, comodo, e insomma è ora di andare a cena.